Il 2020 sta ormai per finire e, come sempre, quando si arriva agli ultimi giorni di dicembre, è giunto il momento di fare un po' il punto su quello che si è fatto nell'anno trascorso e iniziare a programmare quello che si intende fare o quello che si spera di fare nell'anno successivo. Io con questo video voglio parlarvi non tanto di quello che ho fatto nel 2020, che insomma credo vi interessi molto relativamente, ma soprattutto di quello che ho letto nel 2020, perché ho letto abbastanza in quest'anno, ma ho scelto 10 libri che secondo me vale la pena di leggere, che ho letto o riletto quest'anno, perché alcuni li avevo già letti parecchi anni fa e poi mi è capitato di rileggerli, alcuni li ho scoperti per la prima volta. Si tratta di libri molto molto belli, sono i 10 libri più belli che ho letto quest'anno. E quindi, visto che siamo all'interno della rubrica Book Club storico-filosofico, ho pensato di parlarvene. Certi c'entrano con la filosofia, certi c'entrano un po' con la storia, certi non c'entrano né con la filosofia né con la storia, ma sono molto belli. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè come al solito per cominciare. Batman e Topolino presenti, li ho separati, come vedete, Batman di qua, Topolino di là. Non li ho separati perché litigavano e si prendevano a botti, li ho separati perché, come vedete, rispetto ai video precedenti sono io un po' più spostato verso destra e rischiavo di impallare Topolino e non farlo vedere mai. E allora li ho messi come due angioletti, l'angelo buono e l'angelo cattivo, sulle mie spalle, diciamo, in un certo senso. Se non mi conoscete, mi chiamo Emanuele Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia che usa questo canale per postare, preparare delle video spiegazioni appunto di storia o di filosofia e diramarle un po' ai miei studenti, un po' anche a chiunque altro sia curioso e voglia scoprire o riscoprire questi argomenti. Però in parallelo alle normali spiegazioni di storia e di filosofia, ho dato vita anche ad alcune rubriche, una delle quali è quella in cui ci troviamo oggi, che si intitola Book Club storico-filosofico, in cui segnalo dei libri e ne parlo anche in maniera relativamente approfondita, li presento perché mi sembrano che abbiano dei bei legami con il programma di storia oppure con il programma di filosofia, a volte in certi casi addirittura con tutti e due. Quindi mi sembrano libri, magari romanzi più delle volte, utili per poter approfondire in modo diverso gli stessi temi che poi si affronta con la storia o con la filosofia. Oggi però non faccio quello che faccio di solito, perché di solito in ogni video presento un libro, lo presento in maniera abbastanza approfondita come vi ho detto. Oggi vi faccio una panoramica sui 10 libri che ho letto nel 2020 e che più mi sono piaciuti. Come vi dicevo in premessa, non si tratta di saggi, sono praticamente tutti romanzi o opere sostanzialmente di narrativa, non perché non abbia letto saggi, ho letto anche saggi, ma devo dire che quest'anno di saggi sì, qualcuno mi è piaciuto, ma non in maniera così straordinaria da arrivare in testa alla classifica, diciamo. Mi sono piaciuti di più alcuni romanzi che ho letto, forse sono stato fortunato a beccare romanzi particolarmente belli, non so se sarà così anche negli anni successivi, gli anni scorsi non è sempre stato così, però insomma quest'anno è andata così, allora mi sembra anche giusto dare tracce di quello che è stato il mio anno, in modo che poi rimanga memoria anche per me di quello che avevo letto nel 2020. Di libri ne ho letti abbastanza, devo dire, adesso il numero esatto non me lo ricordo, ma credo sia sui 35-40, quindi sono abbastanza contento. Circa 3 al mese in media, circa di uno ogni 10 giorni in media. In realtà, come vedrete, alcuni libri molto più corposi, di cui vi parlerò anche oggi, li ho portati avanti per un mese e mezzo, alcuni altri libri molto più veloci li ho letti anche in 4-5 giorni, quindi una media un po' farlocca. Però sono tutti libri interessanti, ve li presento nell'ordine in cui li ho letti, cioè il primo da cui partirò l'ho finito più o meno a gennaio-febbraio e poi via via per tutto l'anno. Come vi dicevo, sono per lo più dei classici, cioè non sono libri usciti nel 2020, questo bisogna dirlo, non è la classifica dei più bei libri usciti nel 2020, perché in realtà i libri usciti nel 2020 ne avrò letti un paio e non mi hanno poi così tanto colpito. E in genere io non sono uno che corre dietro alle ultime novità, né nel campo della letteratura né nel campo del cinema, e preparerò presto anche un video sui 10 film più belli che ho visto quest'anno, ma mi piace recuperare i classici, mi piace a volte anche rileggere o rivedere alcuni libri che ho letto, ho visto, o film che ho visto parecchi anni fa, e meglio un buon classico di un libro recente ma scadente. Poi è vero che ogni tanto escono anche libri recenti molto buoni, però ecco, quest'anno quei pochi che ho letto usciti nel 2020 non hanno tolto la vetta della classifica a quelli di cui vi parlerò oggi, ma andiamo a cominciare col primo di questi 10 libri.
Il primo libro è un libro che si lega benissimo con il nostro periodo storico, non è l'unico, ma si lega benissimo con il nostro periodo storico, ed è un libro che tra l'altro ho iniziato a leggere prima della pandemia da Covid, ho iniziato a leggerlo in realtà nel dicembre del 2019, quando sì, per carità, in Cina c'era già qualcosa, ma qui da noi non si pensava minimamente che sarebbe arrivato con l'impatto con cui poi è arrivato il Covid-19, e l'ho finito nel gennaio appunto del 2020. Il libro in questione si intitola Cecità. È un romanzo del 1995 scritto dallo scrittore portoghese José Saramago. È un libro piuttosto famoso, che ha venduto molto, che è stato molto apprezzato anche dalla critica. Saramago è un premio Nobel, quindi sicuramente un libro di livello. Io non l'avevo ancora letto, devo dire la verità, l'avevo un po' snobbato, diciamo così. Io comunque c'è sempre tanto da leggere e non riesco sempre a tenere al passo delle cose che vorrei leggere. Insomma, alla fine, appunto a fine 2019, l'ho finalmente preso in mano, me lo sono letto, e quando l'ho finito ho detto: caperi, è il libro giusto per la nostra epoca, perché è un libro su una pandemia, sostanzialmente. È un libro di fantascienza, possiamo dire così, un libro post-apocalittico per certi versi, cioè in pratica l'autore, Saramago appunto, ha immaginato cosa succederebbe se a un certo punto in una città moderna, contemporanea, ci fosse un'epidemia, questa volta non tanto di Covid o di influenze particolari, ma di appunto cecità. Effettivamente seguiamo nel libro le vicende di questa epidemia, perché abbiamo il primo che viene colpito improvvisamente da questa malattia e poi vediamo che però rapidamente questo morbo strano, di cui non si capisce bene la natura, colpisce via via tutte le persone che questo primo cieco incontra e si diffonde a macchia d'olio, minacciando la città e poi minacciando l'intero paese. Certo, dopo la storia non è narrata a livello altissimo, nel senso che i protagonisti sono pochi. Sono un gruppetto di uomini e donne che per vari motivi si trovano a convivere davanti a questa situazione. C'è appunto il primo cieco, proprio quello che viene chiamato il primo cieco, sua moglie, c'è il medico, l'ottico che l'aveva visitato per primo, e c'è la moglie di questo medico, che poi è forse lei la vera protagonista del racconto, e una serie di altre persone che in alcuni casi erano proprio nell'ambulatorio del medico quando il primo cieco andò a farsi visitare. Ecco, seguiamo le loro vicende, chiaramente in un panorama di un mondo che collassa davanti a questa cecità, perché l'epidemia si diffonde e chiaramente quando tutti improvvisamente diventano ciechi diventa anche molto difficile sopravvivere, molto difficile trovare di che mangiare, scattano forme di isteria collettiva, di paura, perché chiaramente quelli che non sono ancora ciechi temono di diventarlo e vogliono tenere alla larga chi è già cieco. In poco tempo, diciamo, le leggi, anche le convenzioni della vita sociale saltano. Saltano, salta tutto, si torna a uno stato brado, i filosofi direbbero a uno stato di natura, in cui ognuno cerca di sopravvivere e cerca di sopravvivere in tutti i modi che gli sono possibili. Ci sono momenti di grande violenza, momenti di grande paura, momenti che sembrano rivelare anche la natura dell'uomo. O la natura di certi uomini, perché poi ci sono reazioni diverse davanti a tutta questa situazione, reazioni molto molto diversificate. Il libro è ben scritto, non è neanche troppo lungo, è molto appassionante, a me è piaciuto soprattutto perché descrive con estremo realismo, anche con crudele realismo, le diverse reazioni che gli uomini possono avere davanti alla crisi, davanti alla paura, davanti al dolore e alla malattia. E l'ho trovato estremamente profondo e sincero, ecco, direi, e appunto anche crudo, nel senso che poi non crea fronzoli, non crea abbellimenti, né forza la mano, ci presenta davvero personaggi diversi che reagiscono in maniera diversa, e forse questo è davvero il modo in cui reagiremmo anche noi se ci trovassimo in quella situazione, ognuno a modo suo, alcuni in maniera brutale, alcuni altri cercando di salvare almeno qualcosa della società, dell'empatia, dell'aiuto reciproco, però sarebbe difficile, sarebbe dura, sarebbe drammatica. Ecco, un romanzo molto forte, che può fare anche una certa impressione, ma che è un romanzo visionario e quindi molto adatto anche a questi tempi. Il secondo romanzo che ho scelto è una rilettura, perché l'avevo letto, direi forse 15-20 anni fa la prima volta, l'ho riletto questa volta non per mia passione sfrenata, ma perché per un lavoro scolastico, cioè una mia collega voleva farlo leggere a una classe, una collega di lettere voleva farlo leggere a una classe che avevamo insieme,
pensava che potesse essere utile discuterne insieme, parlare insieme anche con i ragazzi, mi pareva anche una buona idea. Io questo libro lo conoscevo, però non lo ricordavo più tanto bene dopo 15 anni, quindi per, diciamola così, affrontare meglio il tema me lo sono riletto. Il libro in questione è un altro libro che si occupa di pandemie, quindi adattissimo, infatti in quel momento eravamo nel mezzo della pandemia e la mia collega l'ha scelto proprio per questo motivo. Il libro in questione è La peste di Albert Camus, celebre scrittore francese, tra l'altro questo sì, un libro in parte legato alla filosofia, come anche, devo dire, cecità. Perché Camus, oltre che scrittore, romanziere, fu anche filosofo, insomma esistenzialista di grande importanza, e a volte lo si studia anche in filosofia, magari non al liceo, ma più all'università. Ecco, il libro La peste racconta una pandemia, questa volta non di cecità, non di Covid, ma di peste vera e propria. Una peste che arriva improvvisamente in una città del Nord Africa francese. Voi sapete che Camus spesso, i romanzi più importanti sono spesso ambientati proprio nel Nord Africa francese, nell'Algeria francese, e anche in questo caso di quelle lamentazioni. Una città, il libro fu scritto, se mi ricordo bene, nel 47, quindi poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto iniziano a morire i topi. C'è una moria di topi in città, e questa moria di topi in realtà lascia presagire un'epidemia più grave che poi effettivamente colpisce gli uomini, ed è proprio l'epidemia di peste. Ci sono molti morti, la città viene messa in quarantena, viene isolata dal resto del paese, dal resto dell'Africa, dal resto dell'Algeria, e in particolare noi seguiamo le vicende di un medico che ovviamente si trova a dover fronteggiare questa malattia e quindi anche a entrare a contatto con diverse persone all'interno della città che fanno riferimento a lui e che lui cerca in qualche modo di coordinare. Ognuno di questi personaggi, ce ne sono due o tre che risaltano particolarmente, ha una sua storia personale che un po' viene conosciuta nel corso del romanzo. Ognuno agisce in maniera diversa davanti a questa epidemia, perché lo stesso medico in realtà ha una reazione per certi versi fredda, nel senso che è un uomo un po' consumato anche dalla vita, potremmo dire così, che non sembra provare troppe emozioni, che fa il suo dovere, che lo fa sempre, che lo fa fino in fondo, ma che sembra a volte vicino all'esaurimento delle energie, anche perché poi è una vicenda personale, la moglie che è fuori città, insomma varie vicende. C'è un giornalista che non vede l'ora di scappare, che all'inizio vorrebbe scappare, lasciar tutto, darsi la gambe filate, chi si è visto, ma che poi decide di restare. C'è un altro uomo che si dà da fare, organizza addirittura delle squadre per andare a aiutare, sostenere, soccorrere i malati e le loro famiglie. Insomma, poi c'è un personaggio particolare con una specie di aspirante romanziere che anche lui si mette a collaborare col dottore e con queste squadre. Insomma, una serie di persone che a modo loro tentano di fare la loro parte nel contenimento di questa epidemia. Ovviamente sono però persone che lo fanno, direi, non per eroismo, è un libro di antieroi, La peste. Lo fanno un po' per senso del dovere, un po' perché in fondo è l'unica scelta possibile davanti a una situazione del genere, un po' perché forse non hanno neppure scelta. Insomma, il tema del confronto, di cosa voler fare davanti a una realtà così atroce, è molto importante nel romanzo. Sembra essere anche in un certo senso un eco di quello che era stata la Seconda Guerra Mondiale. Vi ho detto che fu scritto il romanzo poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In fondo questa epidemia di peste potrebbe essere anche la metafora dell'epidemia dei totalitarismi, di certe ideologie contro cui gli uomini fanno fatica a volte a prendere posizione, ma forse c'è bisogno che anche controvoglia, anche a fatica, anche con poche forze, si prenda posizione e si combattano queste ideologie totalitarie che poi in quegli anni avevano creato il disastro in Europa. Un libro molto interessante anche perché Camus descrive molto bene le reazioni degli uomini davanti all'epidemia, le paure, le isterie, anche l'appellarsi a certi riti, a certe scaramanzie, che abbiamo visto proprio anche ripetersi qui oggi nell'Europa del 2020. Quando leggevo il romanzo, anche quando i miei studenti leggevano il romanzo, trovavano davvero dei parallelismi a quello che magari trovavano sul quotidiano del giorno. Segno che, nonostante sia scritto è stato scritto 60, quasi 70 anni fa, questo libro è un libro ancora estremamente attuale. Un altro libro sempre sulla pandemia, ma interessantissimo, e lo consiglio caldamente, La peste di Albert Camus.
Il terzo libro della lista è un libro più breve, più corto, che non c'entra più niente con la pandemia, per fortuna. È un libro anche divertente. Si intitola, fin dal titolo si fa capire che è divertente, perché si intitola Una cosa divertente che non farò mai più. È un breve libricino, come vedete, qua stampato da Minimo Fax qualche anno fa, e scritto da David Foster Wallace, scrittore americano importantissimo degli ultimi anni, che ha scritto romanzi, racconti, varie cose, è morto purtroppo suicida qualche tempo fa, non troppo tempo fa. E in questo caso si tratta di una sorta di reportage giornalistico, però un reportage strano, che sembra più un racconto che un reportage, un romanzo che un reportage, in realtà piuttosto breve, e racconta una cosa, una sorta di missione che lui ha fatto per una rivista americana, andando a farsi un giro in crociera. Questa rivista gli chiese di fare un reportage sulle crociere che andavano già tanto di moda a metà degli anni 90, e lui nel 1997 se ne uscì, scrisse questo reportage per la rivista, poi lo pubblicò il libro, appunto, come detto, un libro abbastanza breve, però molto molto simpatico, divertente, intelligente, certo una lettura relativamente leggera perché parla di crociere, però parlando di crociere parla di tipi da crociera, di personaggi che incontra su queste crociere e di come lui reagisce davanti a questi personaggi, lui letterato, lui scrittore, lui studioso, appassionato di ping pong, che vuole provare il tiro al piattello, insomma ne fa di tutti i colori e interagisce con queste persone in maniera strana, tragica. Alcune persone sono simpatiche e con lui si trovano bene, lui è un po' maniacale, alcune persone sono completamente antipatiche, vacue, superficiali, e lui descrive nella loro superficialità. Insomma, è un racconto divertente, comico, leggero, che però è più intelligente di quello che può sembrare a prima vista, e quindi lo consiglio. È una, tra l'altro, uno stile anche strano che è tipico poi di David Foster Wallace, quello di anche a volte concentrarsi sui lati più assurdi della vita. Tanto qua, per essere un reportage che parla di crociere, parrà strano, ma ci sono note a piè di pagina incredibilmente lunghe, non so quanto si intravedono, e interessanti, a volte che durano anche un'intera pagina e passa. Quindi è un saggio che sembra quasi un saggio letterario su qualcosa di estremamente frivolo. Però proprio per questo è interessante, una cosa divertente che non farò mai più, David Foster Wallace. Quarto libro della nostra lista è un libro che ho letto con i miei figli, quindi è un libro pensato per bambini e ragazzi soprattutto, però mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. È più bello di tanti altri libri che si leggono da adulti, ne ho scritto anche altrove, il titolo è Il mistero del London Eye. È un romanzetto giallo scritto da una scrittrice inglese che purtroppo è morta anche relativamente giovane, da pochi anni. Si chiama, spero di dirlo bene il nome perché il nome di battesimo è un nome strano, Siobhan Dowd, pubblicato da una piccola casa editrice, ma si trova facilmente perché ha avuto molto successo in Inghilterra, sta avendo molto successo in questi anni anche in Italia, quindi lo trovate, c'è anche la versione audiolibro, c'è la versione book, c'è in tutti i modi. È un libro estremamente simpatico e intelligente, è un giallo, c'è il titolo Il mistero del London Eye, ve lo fa capire. London Eye, forse non lo sapete, credo lo sappiate, in realtà è la ruota panoramica di Londra, piuttosto recente, molto importante. In pratica il protagonista è un ragazzino londinese che soffre di una, diciamo, una qualche forma di autismo, un leggero autismo, molto intelligente ma inadatto alla vita concreta, diciamola così, o almeno apparentemente inadatto alla vita concreta, perché è estremamente appassionato di meteorologia, passa il tempo ad ascoltare le previsioni del meteo, conosce tutto del meteo, ma sa poco della vita concreta, fa fatica a vestirsi, ad allacciarsi le scarpe, a uscire, non può uscire da solo perché appunto rischia di non comprendere il mondo e finire male. E lui ha una sorella un po' più grande, vive con i suoi genitori, ma a un certo punto ricevono la visita del cugino e della zia, che vogliono partire per New York, ma il cugino sembra non avere nessuna intenzione di partire con la zia per New York. E infatti, durante una gita, durante una gita a London Eye, il cugino scompare. E da lì inizia il mistero. La polizia indaga, ovviamente, gli adulti indagano, ma anche i due ragazzini, soprattutto il ragazzino, appunto, diciamo così, un po' autistico, indaga a modo suo, a modo completamente suo. E chiaramente c'è questo mistero da dipanare. È un giallo dove non ci sono morti, non ci sono feriti, diciamo, ecco, è un giallo leggero che non fa paura particolarmente, proprio perché è un giallo per bambini e ragazzi,
ma è scritto molto bene, bisogna dire la verità. Il personaggio protagonista è tratteggiato in maniera estremamente convincente e anche estremamente simpatica. Quindi lo consiglio anche agli adulti, ma senza problemi. È davvero un libro simpatico, carino, ben scritto, è un giallo. Mi è piaciuto perché, oltre alla trama gialla, che vabbè conta quel che conta, una trama più o meno consueta, insomma poi il mistero lo risolverete leggendo, non è facilissimo da risolvere, ma insomma è abbastanza logico. Devo dire che la parte più bella è il personaggio protagonista, è il ragazzino che ci viene raccontato nelle sue manie, nelle sue vicissitudini, anche nei suoi slanci altruistici e nei suoi tentativi di dare una mano nella risoluzione di questo mistero. Insomma, un ragazzino che rimane impresso, un personaggio che rimane impresso, e quando si incontra un personaggio che rimane impresso si vorrebbe anche di più, saperne di più su di lui, ma insomma il libro vale la pena rileggerlo. Quinto libro che ho letto, in realtà l'ho riletto perché l'avevo già letto, questo forse anche già due volte, anni prima, quindi sono forse alla terza lettura, ma il libro è estremamente veloce, si legge in poche ore, quindi mi è capitato sotto mano, l'ho ripreso in mano, l'ho riletto. Si intitola La legge di Murphy, di Arthur Brock. È una raccolta di, direi, aforismi, ma in realtà leggi apparentemente scientifiche sulle varie vicissitudini della vita. Lo sapete, è famosissimo, non serve che sia io a spiegarvelo, è quello che dice, la più famosa legge è quella del se una cosa può andar male, lo farà, andrà male sicuramente. Quello che dice anche che se una fetta di pane burrato vi cade, certamente cadrà dal lato del burro sul pavimento. Ma poi ci sono tutta una serie di altre leggi di questo tipo che sono divertenti, sicuramente a me piace leggere cose divertenti, come avrete forse già intuito, però anche intelligenti, perché è un libro in cui si gioca in fondo sulle leggi della scienza, sulle leggi della statistica, sulle leggi della chimica, e si dimostra che queste leggi in fondo possono essere usate anche a fini comici, a fini divertenti. È un modo dissacrante di vedere la scienza, e anche dipende in giro la scienza, perché queste leggi molto spesso si mostrano anche come alcune pretese della scienza di spiegare il mondo siano pretese in fondo fallaci. Io questo libro, La legge di Murphy, lo vedrei come un libro di filosofia scettica, in un certo senso, perché ci insegna a relativizzare le nostre sicurezze, a dire sì, credi di aver capito qualcosa, ma guarda che potrebbe essere anche l'esatto contrario. Tu credi di aver capito come va la forza della gravità, tu credi che una fetta di pane possa cadere col 50% di possibilità da un lato o dall'altro, ma in realtà non è così. Tu credi che le cose possano accadere secondo leggi rigide di probabilità, ma in realtà la sfiga è più forte di tutte queste leggi, di tutta la probabilità del mondo, e accade. Ecco, è un libro divertente, un libro simpatico, si legge in poco tempo, davvero in un paio d'ore credo si possa leggere tranquillamente, forse tre, a esagerare, ma è un libro che se uno ci si ferma a riflettere può dire anche molto. Il sesto libro è un libro vecchiotto nel senso che ha più di 100 anni, fu pubblicato per la prima volta nel 1876 e io non l'avevo mai letto. Come capita a volte, uno legge tanta roba ma le cose vecchie più importanti a volte non le si legge. Il libro in questione è Le avventure di Tom Sawyer, celeberrimo romanzo per ragazzi letto da generazioni, scritto da Mark Twain, il padre del romanzo americano. Dite, perché non l'hai letto da ragazzo e l'hai letto oggi? Da ragazzo non l'ho letto perché a me questi libri ottocenteschi da ragazzo non mi attiravano poi così tanto. Poi vi spiegherò anche perché in uno dei prossimi punti parliamo di Dickens e vi spiegherò perché non mi attiravano. Però ecco, da ragazzo non ho avuto l'occasione, non mi stimolavano. Sono arrivato a questa età piuttosto veneranda, e perché allora adesso leggerlo? Un libro che era sicuramente un libro pensato per ragazzi, perché l'ha letto mio figlio. Mio figlio ha letto Le avventure di Tom Sawyer e mi sono detto, beh, ma come, lui legge dei libri che io non conosco? E allora, un po' per rimediare, mi sono messo a leggerlo anch'io. E devo dire che questo libro, Le avventure di Tom Sawyer, me lo aspettavo peggio, nel senso che anche questo è un libro che vale la pena leggere, per carità. Magari non è un capolavoro assoluto, su questo sono d'accordo, è un libro che ha un po' così di tanto in tanto, è un po' scollegato, sono tanti piccoli episodi che almeno all'inizio, nei primi capitoli, appaiono un po' scollegati l'uno dall'altro, è un po' episodico, ecco. Però man mano che il libro va avanti, la capacità di Twain cresce, i personaggi crescono, anche la comicità più semplice lascia un po' lo spazio a
trame e concetti un pochino più importanti, più elaborati. Insomma, è un libro che mi è piaciuto. È un libro che mi è piaciuto, leggero, che si legge tranquillamente. Il protagonista, come certamente sapete, è questo Tom Sawyer, un ragazzaccio nell'America di metà 800, che vive in un villaggio vicino a Mississippi e che va a scuola, ma a scuola fa poco, che fa la corte ad alcune ragazze, che si inventa un sacco di bugie con i suoi amici, ognuno racconta le frottole più grosse per poter ingannare gli altri, che a un certo punto scappa anche di casa, che a un certo punto si mette a dar la caccia a un delinquente, che ne fa di tutti i colori, che è anche molto furbo, perché c'è il famoso episodio in cui deve dipingere la staccionata e riesce a farla colorare ai suoi amici invece che lavorare lui. Insomma, è un ragazzaccio proprio, ma un ragazzaccio dal buon cuore in fondo, e quindi simpatico, e le sue avventure sono divertenti e soprattutto anche sono un po' lo specchio dell'America di metà 800, di una mentalità ancora molto molto religiosa, molto pia, perché sua zia e tutta la gente che gli sta attorno è molto devota e molto pia, ma anche con giovani ragazzi dal far avventuroso, che crescono leggendo le avventure di Robin Hood o le storie degli indiani, e vogliono, credono nei fantasmi, negli spiriti, e vogliono però andare a esplorare, a vedere le foreste, a vedere cosa c'è al di là, e essere pionieri in un certo senso del loro mondo. Ecco, è un romanzo semplice per ragazzi, ma che a me è piaciuto proprio perché c'è questa fantasia picaresca, direi, questa fantasia avventurosa che ti prende, che ti cattura e che tu riesci a esprimere molto molto bene. Al settimo posto troviamo un altro libro che ho letto insieme ai miei figli. Questa volta in realtà l'ho letto come audiolibro, io l'avevo letto da ragazzino, anche forse da bambino, ormai 30 anni fa, e visto che abbiamo un abbonamento a quei servizi di audiolibri e che quando facciamo dei viaggi in macchina, finché si potevano fare, quest'estate in particolare, è bello mettere su appunto un audiolibro, abbiamo scelto questo audiolibro, cioè io e mia moglie abbiamo proposto ai figli questo audiolibro, che è molto molto bello in cartaceo, ma è bello anche nella forma appunto dell'audiolibro. Si intitola Favole al telefono, celeberrima opera di Gianni Rodari, che ormai ha 50, forse 60 anni, perché è del 62 credo. Però molto bella la versione audiolibro letta da Claudio Bisio, la consiglio. Già le storie di Rodari sono affascinanti, lo conoscerete sicuramente, piene di fantasia, ma anche con una morale insomma condivisibile per molti versi. Ma in più la lettura di Claudio Bisio direi che le migliora addirittura, perché riesce a dare quella carica di umanità, ma allo stesso tempo di simpatia, che fa rendere al massimo queste storie. Quindi se siete abbonati, se non siete abbonati, credo ci trovi anche facilmente, perché poi versioni in lettura si trovano anche su Rai Play o comunque sui servizi Rai associati agli audiolibri, potete ascoltarla, ne vale la pena, e se non avete possibilità di ascoltarla, leggetela, che è bella sempre. Favole al telefono, una raccolta di brevi favolette strane, fantasiose, originali di Gianni Rodari. Andiamo verso la fine, ottavo libro della lista, è il libro più lungo che ho letto quest'anno. È un libro anche questo vecchio, molto vecchio, perché risale addirittura alla prima metà dell'Ottocento, pubblicato tra 1836 e 1837. Ce l'avevo in casa da un pezzo, direi da quando facevo le superiori, quindi in realtà questa edizione è di mia moglie, però insomma è capitato sotto mano anche a me parecchie volte. Non l'avevo mai letto, ci avevo provato un paio di volte, ma proprio la gran mole del libro mi aveva fatto desistere. Il libro, tra l'altro, questa gran mole che vedete, ma è scritto anche piccola, quindi si tratta di, in questa edizione che è Oscar Mondadori, 1054 pagine, e però appunto scritte in caratteri abbastanza minuti, quindi non sono le 1000 pagine di certi libri che in realtà si leggono relativamente in fretta. Un librone, questo mi ha fatto spesso desistere, però stavolta ci ho provato, stavolta ci sono riuscito, l'ho letto tutto. Il libro è Il Circolo Pickwick di Dickens, è un bellissimo libro. Vi dicevo prima che io con Dickens ho un rapporto strano, perché quando ero piccolo, quando avevo 7-8 anni, i miei genitori, che volevano stimolarmi alla lettura, mi diedero da leggere e insistevano un sacco perché io leggessi Oliver Twist di Dickens, in una vecchia traduzione, devo averla ancora in casa, mi fa inquietudine appena la vedo,
la Mursia con quei libri per ragazzi che facevano tristezza solo a guardarli, addirittura forse intitolata Oliviero Twist, quindi tradotto anche il nome, era un libro che mi faceva morire, che non riuscivo a leggere, che odiavo profondamente. E forse per questo motivo, insomma, diciamola così, io con Dickens ho avuto un rapporto difficile, perché anche crescendo, studiando un po' alle superiori, anche la letteratura inglese, sì, perché da Dickens è importante, ma estremamente noioso, lo pensavo. In realtà Circolo Pickwick, che pure è un'opera un po' strana rispetto alla produzione di Dickens, è la sua prima grande opera, poi ha in parte cambiato genere, Circolo Pickwick non è per niente noioso, è un libro divertente, molto divertente, ma anche intelligente. C'è da dire che sono 1000 passapagine, così lungo perché Dickens lo pubblicava puntate sulle riviste, come si usava appunto nella prima metà dell'Ottocento, quindi effettivamente anche l'andamento della storia è un po' così, anche in questo caso episodica. Sono i membri di questo Circolo Pickwick che fanno un po' il giro dell'Inghilterra, vanno di qua e di là e hanno diverse avventure comiche, però man mano che passano le pagine, man mano che scorrono i capitoli, crescono anche i personaggi e la storia, che può essere così un quadretto comico, diventa qualcosa di più di un semplice quadretto comico. Certo, il protagonista assoluto è Pickwick, il protagonista, il fondatore di questo strano Circolo Pickwick a cui ne capitano di cotte e di crude, finisce in galera addirittura a un certo punto, nonostante sia un ricco signore e anche molto rispettato, ma insomma sono anche i personaggi attorno a lui ad essere interessanti. C'è soprattutto il suo servo, che non compare subito all'inizio, compare poco dopo, che è un personaggio, Sam, molto molto divertente, che fa battute che per l'epoca erano decisamente innovative e che del tipo, si chiama Sam Weller, in inglese si usa dire un wellerismo, quando qualcuno dice una battuta del genere, non so se mi spiego, come disse il paracadute. Battute di questo tipo sono tipiche del personaggio, le fa continuamente, ma poi c'è il padre di Sam, c'è Jingle, Alfred Jingle, che è un personaggio intrigante, un piccolo truffatore in cui si imbattono appunto il Pickwick e i membri del circolo. Insomma, ce ne sono davvero di ogni figura. Ci sono anche pesanti critiche al sistema giudiziario inglese e insomma è un libro divertente, è un libro curioso che ci dà anche una panoramica dell'Inghilterra all'inizio dell'Ottocento. L'Inghilterra ancora, direi, rurale, non ancora un'Inghilterra industriale come in realtà stava diventando l'Inghilterra in quegli anni, un'Inghilterra quasi più fine Settecento che inizio Ottocento, però un'Inghilterra leggera, un'Inghilterra senza troppi pensieri, all'insegna del decoro e del buon gusto, dove però gli effetti comici sono all'ordine del giorno, dove ci sono già le prime dispute politiche con effetti disastrosi, dove ci sono avvocati privi di scrupoli, giornali privi di scrupoli. Insomma, Dickens dà già prova di aver capacità di cogliere nel segno. Poi è estremamente divertente, quindi 1000 passapagine in realtà scorrono abbastanza veloci. Un libro da recuperare. Ultimi due libri, non ho il cartaceo perché sono qua che da 2 ore sto cercando per casa il cartaceo, ma me li perdo, ho un brutto sistema di conservazione dei libri, per cui li leggo, li metto da qualche parte e non li trovo più, faccio fatica, però comunque ne parlo. Il libro si intitola La Camera Azzurra, è un libro degli anni 60, direi anche questo 63 o 64, scritto da Georges Simenon, grande autore di romanzi gialli, l'inventore di Maigret, però qua non c'è Maigret. È un libro giallo, quindi un noir direi addirittura, ma breve, molto breve, come spesso è con i libri di Simenon, ma estremamente coinvolgente, devo dire. Rispetto ai classici romanzi gialli, sì, anche qui c'è tensione per sapere come sono andate effettivamente le cose, chi è il colpevole, chi è l'assassino, eccetera, ma più che la tensione dello scoprire chi è l'assassino, c'è la tensione dello scoprire la vicenda umana narrata, perché noi seguiamo le vicissitudini di un uomo, un certo Tony, di origini italiane, ma da tempo trapiantato in Francia, di estrazione relativamente umile, che per qualche fatto ancora non ben chiaro all'inizio sembra dover sostenere gli interrogatori, forse essere in carcere,
ma non capiamo bene cosa è accaduto, e grazie ai suoi interrogatori, grazie alle ricostruzioni, un po' alla volta mettiamo i pezzi del puzzle al loro posto e capiamo la vicenda. Simenon appunto è molto abile nel darci qualcosa, ma non tutto, nel stimolarci così la curiosità e nel tratteggiare anche la figura di questo Tony e di un strano rapporto amoroso, sensuale, che è foriero di gravi danni, di gravi tragedie, ma anche ambiguo, strano, particolare. Insomma, scritto molto bene, molto breve, molto anche angosciante per certi versi, però un bel giallo di tensione. E sicuramente, d'altronde, La Camera Azzurra è in realtà uno dei libri più famosi, ma non, io ne avevo già letti altri, sì, questo non l'avevo mai letto, ma devo dire, merita forse la palma di miglior libro di Simenon, almeno tra quelli che ho letto io, non sono tutti, perché Simenon era molto prolifico, però tra quelli che ho letto io sicuramente è quello che mi ha colpito di più, perché alla fine, diciamo, ti affezioni un po' anche ai personaggi e, come nei migliori libri gialli, ti dispiace che le cose vadano in un certo modo. Comunque, se siete appassionati del genere, sicuramente La Camera Azzurra merita assolutamente di essere letto, anche se è un po' conturbante e un po' angosciante, ma merita. Ultimo libro, l'ho letto da poco, l'ho letto tra novembre e dicembre, anche questo è un libro degli anni 60, quest'anno è stato l'anno degli anni o dell'Ottocento da un lato o degli anni 60-900 dall'altro, che dovevo recuperare da tanto tempo, non l'avevo mai recuperato perché c'è sempre tanta roba da leggere, come dicevo, è un libro famosissimo che quindi già conoscerete, ma magari qualcuno non ha letto e quindi glielo consiglio fortissimamente, è Lessico familiare di Natalia Ginzburg, libro appunto scritto negli anni 60 che è molto interessante anche dal punto di vista storico. Perché la Ginzburg in questo libro sì, racconta, come si dice sempre, le abitudini familiari della sua famiglia, le parole, il lessico che si usava in famiglia, quindi i modi di dire, le espressioni dialettali, le piccole storie che diventano proverbiali all'interno di un nucleo familiare, come accade in tanti nuclei familiari. Ma facendo questo ci racconta anche un pezzo d'Italia, perché la famiglia di Natalia Ginzburg, nata Levi, è una delle famiglie più interessanti della storia dell'Italia dagli anni dei 20 e gli anni 40 del Novecento. Perché? Perché il padre di Natalia Ginzburg era un professore universitario a Torino, importante, di origine ebraica, ovviamente come il nome già vi lascia intendere, socialista, amico di tutti i leader socialisti, amico di Turati, e Turati compare nel romanzo perché viene ospitato a casa dei Levi, amico di Anna Kulishov, o meglio la moglie, quindi la madre di Natalia Ginzburg, amica di Anna Kulishov, anche lei madre del socialismo italiano. Ma Giuseppe Levi, il padre di Natalia Ginzburg, fu anche il maestro di Rita Levi Montalcini, per farvi capire la caratura del personaggio. E poi attorno a loro ci sono tutta una serie di altri intellettuali torinesi che presto o tardi si legano alla famiglia, spesso antifascisti, perché anche questa famiglia era antifascista. Quindi, ad esempio, a un certo punto la Ginzburg entra nella casa editrice Einaudi, anzi è una delle fondatrici, perché suo marito Leone Ginzburg, a sua volta antifascista importantissimo, arrivato da poco dalla Russia, entra in società con Giulio Einaudi e fondano l'Einaudi, poi coinvolgono Cesare Pavese, quindi si parla anche di Pavese a lungo, si parla di vari personaggi importanti della Torino degli anni 30 e degli anni 40, si parla poi dell'antifascismo, del confino, della guerra, di tutti i fratelli di Natalia, che erano fratelli importanti. La sorella maggiore, ad esempio, sposò Adriano Olivetti, il figlio del fondatore della Olivetti, per grande manager italiano, e grande intellettuale anche italiano, quindi si parla molto anche di Adriano Olivetti. Insomma, davvero 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 c'è un po' di tutto, c'è l'industria, c'è il socialismo, c'è il mondo intellettuale che gravitava attorno alla casa editrice Einaudi, ci sono gli scrittori, ci sono i delatori, c'è personaggi di tutti i tipi che compaiono, c'è il carcere, perché molti di, anche esponenti della famiglia Ginzburg, della famiglia, scusate, Levi, finiscono in carcere, anche Leone Ginzburg poi finirà in carcere e troverà la morte anche durante l'occupazione nazifascista. Insomma, c'è un pezzo di storia d'Italia raccontato attraverso gli occhi prima di una bambina, poi di una ragazza e delle sue vicissitudini familiari, perché sì, la storia c'è, ma quello che più conta sono gli affetti familiari, le vicissitudini familiari, i rapporti con la madre, col padre, andare al cinema,
andare a fare la spesa, cosa si mette in tavola la sera, le passeggiate in montagna che piacevano tanto al padre e cose di questo genere. È un libro estremamente commovente, devo dire la verità, nel senso che vedendo la storia della famiglia della Ginsburg, così importante ma anche così umile, perché così chiusa in quella piccola casa, in quelle quattro vicende che ci si racconta sempre, che sono le quattro vicende che compongono ogni famiglia in fondo, ci si rivede, ci si può specchiare in un certo senso e si può vedere come anche questi affetti familiari che ci formano dalla nascita, ci fanno crescere, poi a un certo punto si rompono, si interrompono, ne nascono altri e altri se ne sfaldano. La storia delle famiglie è tutta fatta di affetti che nascono e finiscono, di storie che si perpetuano e vengono tramandate di generazione in generazione e altre che invece si perdono, si chiudono, di cose di questo tipo, di un lessico familiare vero e proprio. Un libro che interesserà a chi ama la storia, a chi un po' conosce la storia anche della Torino del Novecento, così interessante, ma un libro che piacerà anche a chi ama la storia delle famiglie, la storia intima, la piccola storia, che forse qui anzi è addirittura molto più centrale. Ecco, questi erano i 10 più bei libri che ho letto io nel 2020 e che secondo me potreste apprezzare anche voi. Li ripeto in ordine: Cecità di Saramago, La peste di Camus, Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, Il mistero non hai di Dowd, La legge di Murphy di Bloch, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, Favola al telefono di Gianni Rodari, Circolo Pickwick di Dickens, La camera azzurra di Simenon e infine Dulcis in fundo, Lessico familiare di Natalia Ginsburg. 10 titoli, alcuni molto vecchi, alcuni dell'Ottocento, alcuni degli anni 60, alcuni un po' più recenti perché degli anni 90 e 2000, tutti che vale la pena recuperare. Ci vediamo qui presto per nuovi video sui libri Book Club, ma anche i video, farò presto un video dei 10 film più belli che ho visto quest'anno e però anche di storia, filosofia, eccetera. In descrizione, come sotto, vi ricordo trovate anche l'elenco dei libri e il minuto per cliccare se volete riascoltarvi il breve segmento su un solo video. Ciao, alla prossima! Obbligatorio trovarlo. No, però se lo si trovava ero più contento. Se lo si trova in tempi rapidi sono molto più. Non trovo mai niente, io dico mai. Quando cerco un libro non lo trovo mai. Quello è un libro che è stato letto mica da tanto.